Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui come ogni giorno prontissime per parlare di tutto ciò che è successo nel panorama televisivo dello spettacolo italiano, internazionale, ma non solo, anche perché la settimana sarà bella ricca, però ovviamente non spoileriamo e introduciamo gli argomenti poco alla volta. Prima di tutto al mio fianco, come sempre, perché non potrei assolutamente fare a meno di lei, Elvira Vigliano, ciao! Ciao Alessia, già mi mancavi, dopo la Anche tu, verità. anche tu. Noi siamo prontissime con i nostri argomenti di giornata. Non potevamo che iniziare dalla fine del Grande Fratello. È ufficiale, è realmente finito. C'è stata proprio ieri sera la finalissima che ha visto trionfare. Io sinceramente me l'aspettavo. Tommaso Zorzi, e invece mia madre non se l'aspettava molto perché era convinta di un colpo di scena. Quindi questo colpo di scena, ahimè, non c'è stato, perché è stato veramente un plebiscito per Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti di questo GF VIP, sin dall'inizio possiamo dire, perché poi ci sono stati tanti cambiamenti, tanti nuovi ingressi, tante uscite, tante rotture, però lui è stato sempre lì, con poche polemiche possiamo dire, con questo suo carattere molto espansivo, senza peli sulla lingua, protagonista anche di qualche amore platonico, quindi ha veramente regalato un po' tutti gli elementi che servivano a questo Grande Fratello. Ancora una volta, insomma, vince la purezza, la Sì. verità, in un gioco in cui la strategia è sicuramente l'elemento fondamentale e fondante poi di un reality. Ci ritroviamo ancora di fronte ad una persona che comunque ha dimostrato di essere se stessa fin dall'inizio. Sicuramente questa è una strategia che funziona e anche la volontà di creare dei legami, poi a volte anche impossibili, forse aiuta anche il pubblico ad avvicinarsi a questa persona. Abbiamo visto che, insomma, personaggi come Pierpaolo, la Gregoraci e così via, insomma, hanno creato delle storie che poi sono finite miseramente senza, insomma, un prosieguo, a differenza invece di altri protagonisti. Devo dire la verità, anch'io come tua madre mi aspettavo la vittoria invece di Diane Mello. Sì, esattamente, anche lei, infatti. Perché è un personaggio abbastanza forte che si è mostrato fin da subito l'opposto di Zorzi anche per le polemiche che ha creato. Probabilmente nell'ultimo periodo con queste minacce, con queste discussioni intorno a ex Adua, oggi Rosalinda, insomma. Rosalinda. Forse anche questo ha creato un po' di distacco, però devo dire che erano due, diciamo, dei finalisti che avrei immaginato. Off topic, vedo che la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga sta continuando. Sono protagonisti di stories insieme, foto, video, quindi la cosa sta Sì, proseguendo. la prima foto che poi è uscita è stata di loro due che mangiavano una pizza e poi in un letto. Quindi fin da Ecco. subito, insomma, si sono fatti prendere dalla passione, però almeno non ci hanno regalato immagini particolari come è successo poi in passato, davanti un po' a tutti. Sono stati anche abbastanza È pudici. vero, è vero. Su Diane Mello assolutamente anche mia madre era convinta della stessa cosa, anche se leggevo che c'era stata anche una polemica su dei voti che dovevano arrivare dal Brasile, che poi sono stati bloccati per sistemi, diciamo, poco trasparenti, però credo assolutamente come te che in realtà la strategia dell'ultimo periodo non sia stata vista fin troppo bene da tutto il pubblico, che ha apprezzato di più il comportamento leale, sincero e soprattutto coerente di Zorzi sin dall'inizio. Invece la troppa strategia proprio per arrivare in finale ci sta, perché è un gioco assolutamente. Il fine massimo deve essere vincere, non farsi degli amici. Però assolutamente c'è stata questa disparità tra i modi di agire dei due concorrenti. Sicuramente all'interno di un reality, l'abbiamo sempre detto, è normale legarsi a delle persone, lo viviamo anche noi quotidianamente, insomma, nella nostra redazione. Quindi, Certo. insomma, avvicinarsi a delle persone che possono anche essere il nostro opposto è un qualcosa di costruttivo, di positivo. L'importante però è essere sempre se stessi, perché alla fine le bugie hanno le gambe corte, come si dice. Non è un caso che poi alla fine del Grande Fratello sia, alla fine del Grande Fratello corrisponda poi all'eruzione in Indonesia come una liberazione totale da parte di tutti, perché effettivamente è troppo lungo e poi dinamiche che venivano anche
molto chiaramente esposte, sì. E questo fa perdere anche il senso del gioco. Devo dire la verità, a me non è piaciuta questa edizione, tra la conduzione, l'abbiamo detto varie volte, troppo a rivista, che forse ha perso anche un po' di vista l'umanità, soprattutto in questo periodo, si è messo troppe volte davanti lo show, il voler proseguire a tutti i costi, davvero troppo tempo questo reality, in un momento poi delicato per tutta l'Italia, è vero, c'era bisogno di leggerezza, però in determinati momenti si vedeva veramente l'insofferenza dei personaggi. Sì, c'è bisogno comunque di cambiare aria, è una necessità, un bisogno, anche perché poi a lungo andare vedere sempre gli stessi visi, insomma, infastidisce anche un quello, po'. Certo. Ognuno di noi ha le proprie abitudini, quindi rinunciarci diventa difficile e poi anche a volte semplicemente volersene stare per conto proprio può diventare un problema, perché poi si diventa il bersaglio della telecamera e quindi vengono fuori poi anche altarini del passato, quindi per questo credo che la purezza sia un elemento essenziale, perché chi ha sempre mostrato il proprio essere sicuramente non ha poi nulla da nascondere. Gli intrallazzi amorosi sono sicuramente scontati, così come insomma, le strategie cattive nei confronti di altri personaggi o come la volontà di mettere in un gioco persone che sostanzialmente non si sopportano. Quindi è sempre esatto. Un qualcosa di visto e rivisto e ci vuole un po' di freschezza. Torniamo proprio su Zorzi, lui innamoratissimo di Francesco Pini, anche sì. in questa finale, infatti a tutte le volte che gli sia stato chiesto a cosa stai pensando, lui ha risposto al 90% a Francesco Pini, sì. Quindi della finale non mi interessa no. Assolutamente niente, viva l'amore possiamo dire, e infatti sono stati protagonisti anche di scene molto tenere anche nella finale, nonostante tutto anche la diversità di intenti ovviamente si è creata comunque una bella amicizia. È un'amicizia reale, nonostante il gioco appunto in reality. Sì, e poi devo dire la verità che anche queste differenze, insomma, anche di approccio, sono state piacevoli da vedere, perché ci troviamo comunque in un periodo in cui la cronaca ci dà un po' contro sulle sì. Questioni, insomma, dei transessuali o delle persone eterosessuali, certo. Insomma. Non si parla di libertà, si auspica ad una libertà, ma è solo un'utopia. Quindi vedere un rapporto puro che si instaura tra due persone, anche con intenti diversi, come hai detto tu, sicuramente è d'esempio. Secondo classificato Zelletta, grande amico poi di Tommaso sì. Zorzi, per una finale assolutamente di cuore, anche se i riflettori sono puntati tutti sul futuro, perché infatti, come ha detto sempre mia madre, prima del Grande Fratello, per chi non frequentasse troppo i social, Zorzi era un po' sconosciuto. Sì. Era conosciuto soltanto magari tra i più giovani o proprio tra i vari influencer. Adesso è diventato una star e soprattutto è super mega richiesto per tantissimi programmi e format televisivi, tant'è vero che ne ha creato uno tutto sì. Suo proprio all'interno della casa, che ha avuto un grandissimo successo, infatti c'era un picco di ascolti proprio nel serale, nella parte in cui c'era questo quiz tra i vari protagonisti della casa. Sì, lui si è fatto conoscere fin da subito per le critiche che muoveva anche nei confronti della Lorenzini o delle amicizie comunque che ha avuto. E questo programma, questo reality, gli ha permesso anche di riallacciare i rapporti con persone che ormai non frequentava più. Quindi ci troviamo di fronte ad uno spaccato reale molto comune in cui anche la questione amicizia viene trattata in un determinato modo. Infatti uno degli ultimi appelli è stato quello di voler riallacciare i rapporti con Aurora Ramazzotti, questioni che abbiamo anche affrontato certo. E che avevamo poi subodorato. Infatti loro erano veramente grandissimi amici e ha parlato di lui anche Gabriele Parpiglia, che abbiamo già nominato anche nella puntata sì. Di ieri, e ha parlato proprio del futuro in TV di Tommaso Zorzi. Infatti avevamo paventato nelle scorse puntate, tra le varie opzioni, anche un possibile trono a Uomini e Donne da Maria De Filippi, ma sembra che questa ipotesi sia stata scartata, perché in realtà già prima di entrare nella casa del Grande Fratello, proprio con Parpiglia, aveva ideato un format televisivo che dovrebbe poi andare in porto, quindi da protagonista dietro ai riflettori, persino un format tutto suo, conduttore, quindi one man show. Sì, è una riscoperta totale, anche perché insomma è una persona che riesce a stare sia davanti che dietro la telecamera, credo, anche per le esperienze che ha avuto, molto particolari. I social comunque sono uno strumento che lo hanno aiutato a farsi conoscere.
Oddio, non da tutti perché dipende poi anche dal target di riferimento, però sicuramente l'eco del reality avrà poi i suoi frutti. E poi, come dicevamo anche nelle puntate precedenti, come diciamo spesso, alla fine il reality serve anche a questo, come questi programmi Sì. anche molto visti per fare la pubblicità, per farsi conoscere, condurre dei programmi, aprirsi quindi a una nuova carriera. Sì, è l'opportunità di VIP che ormai magari non sono più sotto le luci della ribalta e quindi cercano insomma un modo per poter avere programmi e così via. Altrimenti insomma la situazione è destabilizzante anche per loro. È verissimo, noi voliamo verso il secondo argomento che poi è molto molto importante perché ormai ci siamo, questa sera inizia il Festival di Sanremo, continuano ovviamente le problematiche, i positivi che sfioccano qui come se non ci fosse un domani, chi si positivizza e negativizza nello Sì. stesso momento, quindi succede tutto in un lasso di tempo veramente che per noi sembra breve, ma in realtà è anche lungo fondamentalmente, perché già ne stiamo parlando da ben 2 settimane, ancora di più, ma soprattutto ho notato nella giornata di ieri che Amadeus ha un grande problema. Quando parla Fiorello non riesce ad essere serio, inizia a ridere e non la finisce più. Sì, anche negli spot che Esatto. insomma stanno mandando in onda è impossibile non farsi trascinare dalle risate. L'ho detto proprio ieri anche a mia madre che è una coppia che funziona, perché Sì. insomma il Sanremo fin da piccolina l'ho visto come un palcoscenico importante ma molto pesante da Sì, molto seguire. formale, vero. Molto formale. Invece devo dire che la presenza di Fiorello sicuramente alleggerisce e è una spalla perfetta per Amadeus perché sono effettivamente uno l'opposto dell'altro e credo che insomma anche quest'anno ci sarà un successo. Sono in grado insomma di uscire allo scoperto e di dire le cose così come realmente sono. Quindi anche parlare dei positivi o del voler ignorare Sanremo a tutti i costi, addirittura di lasciare il palco, è sicuramente un qualcosa che fa effetto. È verissimo, tante serate, ovviamente da stasera fino a sabato, con la competizione dei big e anche quella dei giovani che abbiamo sottovalutato, abbiamo un po' lasciato Sì. stare in questi giorni, ma ci sono e soprattutto sono rigorosamente sconosciuti, Sì, cioè sono, ovviamente. anzi, più che sconosciuti perché altrimenti ci potrebbero odiare, sono poco conosciuti, come anche giusto che sia, poiché anche il Sanremo negli scorsi anni e decenni ha lanciato proprio nel mainstream cantanti che poi solo in seguito sono diventati particolarmente famosi. Sono 8 nuove proposte, te ne leggo qualcuna perché saranno divise nella serata di stasera e nella serata di domani. Per stasera ci saranno Folcas, Avincola, Elena Faggi e Gaudiano. Nella serata di domani, Davide Sciorti, i Dellai, che sono dei gemelli, se Ah, non erro, ok. che sono stati protagonisti, poiché proprio loro avevano ricevuto l'esito di un tampone positivo, ma si sono negativizzati. Quindi Fortuna. tutto bene per i gemelli, poi c'è Greta e poi c'è Wrong to You, quindi tanti nomi molto promettenti per questo Sanremo. Li Cioè, per me conosciamo? sconosciuti, per Esatto, noi. probabilmente per la platea più giovane saranno conosciuti, infatti scriveteci se conoscete questi giovani talenti, magari assolutamente qualche canzone nota, sono abbastanza seguiti effettivamente anche sui social, l'ho visto. Sì, anche perché insomma stare al passo con la musica di oggi diventa difficile, però insomma ci sono anche delle problematiche legate poi a gruppi che già conoscevamo come Sì. Benji e Fede, insomma anche in questo caso ci sono state delle discussioni, quindi questo Sanremo si è aperto nella polemica e credo proseguirà nella polemica e poi la notizia insomma di questi positivi che continuano ad aumentare, a fioccare, sicuramente blocca un pochino le dinamiche e blocca poi anche gli artisti perché si ritrovano poi di fronte al virus senza sapere come sfuggirne. Poi davvero di chiunque, non solo dei cantanti, ma un ballerino del corpo di ballo di Elodie, un giornalista di Radio Rai, quindi veramente un contagio a macchia di leopardo. E come dicevamo anche nelle scorse puntate, vi ricordiamo la formula è chiara: nel caso di cantante positivo, non vale classifica, non vale affezione o qualsiasi tipo di dettaglio o clausola,
viene eliminato, non è più in gara ovviamente. Sì, e questo sarà un grande problema, anche perché credo che il pubblico, insomma, non sarà molto d'accordo nel momento in cui, anche nel caso dei giovani, certo, ci sarà qualcuno che, insomma, eccelle particolarmente e poi magari, insomma, non si sa come va a finire, insomma. È abbastanza difficile tenere il passo. Speriamo che, insomma, queste situazioni si possano placare e che questo Sanremo vada come deve andare. Lo speriamo davvero. Come novità c'è grandissima attesa per i super ospiti, i primi super ospiti, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, che ci hanno nominarli insieme, non oso pensare. Ma cosa è già una confusione, però. Esatto, due personaggi particolarmente iconici, ma anche sopra le righe, ovviamente, l'uno per un motivo e l'altro per altri, sì, però sono molto molto particolari. E poi Amadeus, proprio nella giornata di ieri, ha annunciato come nuovo super ospite Laura Pausini, fresca di Golden Globe, che ha ricevuto per la sua canzone e quindi ha regalato così questo cameo a Sanremo. Sì, è una presenza importante anche perché rappresenta comunque la musica italiana insieme a tanti altri, e questa vittoria le ha permesso anche, se hai visto i video su Instagram, insomma, era contentissima, sì, e credo che questa cosa abbia avuto una eco anche per noi, perché ci rivediamo comunque nelle canzoni di Laura Pausini e sicuramente la sua presenza potrà dare alla prima serata un impatto fondamentale. Bene, oggi ci siamo date a chiacchiere diplomatiche, domani sicuramente di meno, perché commenteremo outfit, canzoni, ospiti, personaggi, conduzione, l'assenza del pubblico, gli arrangiamenti, veramente di tutto di più, quindi domani sarà proprio vero e proprio gossip. Spero nella presenza di Vessicchio, dico la verità, perché è una persona che attendo proprio di vedere. Non è festival senza Vessicchio, assolutamente. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Gossip Mania, eccoci qui dopo veramente qualche minutino di pubblicità. Io sono in compagnia con Elvira e stavamo parlando di tutto ciò che sta succedendo nel panorama dello spettacolo italiano, ma non solo. Abbiamo parlato di Sanremo, abbiamo parlato di gossip, adesso riparliamo di amore, perché è quello che poi ci piace. Sì, 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 assolutamente, un po' di ciuccetto d'amore ci vuole sempre nelle nostre puntate, anche perché dobbiamo riprendere ovviamente gli argomenti già trattati, certo, precedentemente. Vi avevamo lanciato un amo, vi avevamo detto attenzionate le nuove storie d'amore, una possibile anche storia d'amore che è ritornata tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Eppure sembra che qualcosa non sia andato nel verso giusto. Infatti, nonostante ci sia stato ovviamente un riavvicinamento tra i due con la condivisione d'amore del proprio figlio, quindi ovviamente sono sempre a stretto contatto e devo dire la verità, gestiscono anche molto bene questa situazione, l'abbiamo detto anche precedentemente, però sembra che nel cuore di Flavio ci sia un'altra. È un'altra che poi non è niente male, insomma. Sì, è comunque... si tratta bene, possiamo dire. Si tratta bene e ritorna comunque anche il tema dei soldi. Perché, insomma, Briatore avrà carisma, avrà charme, ma comunque si circonda di donne meravigliose che poi risultano essere anche, dal punto di vista anagrafico, insomma,
insomma. Molto giovani. Molto giovani. Però in questo caso devo dire che mi ha deluso questa notizia, perché non me l'aspettavo. Credevo in un ritorno di fiamma, anche perché si spera sempre che una famiglia si riunisca, ma in questo caso, insomma, Briatore non ne vuole proprio sapere e ha voltato pagina già da tempo. Io sono convinta che Elisabetta Gregoraci abbia qualche altra fiamma già da un bel po', qualche fiamma possiamo dire ufficiale, un bel fiammone, che però dobbiamo assolutamente scoprire. Infatti guardate, stalkerate sui social, mi raccomando, controllate i vari profili e soprattutto fateci sapere sulla nuova fiamma di Flavio Briatore. Si chiama Valentina Kolesnikova, non so se ho pronunciato bene. Kolesnikova. Ok, perfetto, perfettissimo. Ha 30 anni, è una modella, posato anche per Playboy, quindi cose di alto livello, ed effettivamente viene attratta da tutto ciò che è bello ed importante. Infatti non sono ancora emerse delle foto ufficiali, tranne, se non erro, una foto ad una cena tra i due, però ci sono vari indizi sui social. Infatti lei è stata immortalata vicino una macchina di super lusso con degli hashtag che richiamano la Formula 1, quindi uno degli ambiti di appartenenza anche in passato di Flavio Briatore, e quindi ci sono un po' tutti degli indizi lasciati sul cammino, anche un albergo nel Principato di Monaco, vari weekend molto lussuosi, e quindi tutto questo sembra essere una conferma della liaison. Ritorna anche il tema del sogno, insomma. Fin da piccole noi sognavamo di incontrare un uomo facoltoso che ci potesse, insomma, far vivere questa favola. E queste cose succedono sempre agli altri. Esatto. Questa cosa non fa nulla, ci siamo rassegnate, però fortunella questa ragazza, che comunque avrà altri pregi, insomma, al di là del fisico, e sicuramente è legata anche a Briatore da un sentimento, insomma, che potrà essere un'amicizia iniziale e poi speriamo si trasformi in amore. Quello che cerco di capire è come verrà presentata poi a Nathan. Esatto, mi stavo domandando nel mio interno io la stessa cosa, fondamentalmente, perché è vero, trattandosi poi di una ragazza, è vero che non è giovanissima, ha 30 anni, quindi assolutamente può essere madre, è adulta, può essere bravissima nel gestire una famiglia anche allargata, però assolutamente non è facile, a prescindere da tutto ciò, il ruolo comunque di compagna di un uomo già importante, con un nome pesante e importante, con un figlio che ovviamente una madre ce l'ha, quindi bisogna inserirsi gradualmente in questa situazione. Sì, anche perché poi la Gregoraci è sempre presente, sì. Appena, insomma, terminata l'esperienza al Grande Fratello è volata a Dubai, poi è ritornata, poi è rivolata, insomma la sua presenza è costante nella vita del figlio e anche in quella di Briatore. A quanto pare sono in ottimi rapporti, ma hanno preso strade sentimentali diverse. Però credo che, insomma, per il bambino, per Nathan, sia comunque difficile, perché si trova in una fase adolescenziale particolare, quindi, insomma, vedersi questa nuova figura potrà destabilizzarlo un pochino. Spero che, insomma, Briatore sia in grado poi di indirizzarlo per la strada giusta. Io sono curiosa però di conoscere ora il compagno della Gregoraci, qualora ci fosse. Quindi sono si veramente vocifera troppo... un gioielliere. Si ah, vocifera un gioielliere. E anche lì persone umili, diciamo. Umilissime, semplici. Modeste. Però non ci sono, insomma, dettagli che ci fanno capire che è vero. Ah, quindi è un legame pre-Grande Fratello o post? Forse pre. Ah, eccola, infatti. E questo giustificherebbe anche il mancato legame con Pretelli, insomma. Eh sì, che poi proprio Pierpaolo lo vedevo completamente perso. Diverso, sì, perso, ma proprio che non fa per la Gregoraci, cioè un ragazzino rispetto a lei, che è una donna, una madre, una persona comunque in carriera, che ha ben precisi gli obiettivi. Lui lo vedo veramente molto molto un po' di qua, un po' di là, insomma un po' confuso, e poi è padre anche lui, quindi ci potevano essere dei punti in comune, però la Gregoraci ha mantenuto sempre le distanze, probabilmente potrebbe essere anche a causa di questo flirt. Abbiamo già detto, si parlava di un contratto con Briatore, insomma ci sono comunque voci particolari sul conto della Gregoraci, mentre su Briatore non si dice nulla. Esatto, quindi indagheremo e parleremo anche della sponda Gregoraci, possiamo dire così.
Ora invece, come ultimo argomento, parliamo degli effetti negativi che spesso ci sono proprio nel gossip e nel parlare in maniera molto precisa e capillare della vita altrui. Molto spesso, infatti, anche in passato ci sono stati tantissimi episodi che hanno puntato il dito verso delle questioni molto personali di tanti personaggi pubblici. Infatti, in una nota trasmissione televisiva, Albano ha parlato proprio con Mara Venier di una tematica che era occorsa circa 30 anni fa, quindi comunque un bel po' di tempo fa, quando si era sposato con Romina Power e avevano avuto praticamente da poco la loro figlia Christelle. E lì ci sono stati tanti gossip molto negativi di un matrimonio di convenienza, quindi che non c'era amore, persino che questa nascita di questa figlia fosse inventata, quindi non ci fosse mai stata. E ciò ha creato molta sofferenza in Albano e Romina. Proprio ciò poi ha innescato la reazione di Mara Venier, che è stata protagonista proprio di un episodio similare soltanto qualche giorno fa, e ha raccontato proprio che alcuni gossip, alcuni giornali di gossip, avevano dato praticamente per morto il suo compagno senza alcuna motivazione, e questo ha creato grande dolore e sofferenza nella famiglia del compagno Nicola Carraro, nei figli, ovviamente anche in se stessa, vittima di questa grande cattiveria gratuita. Sì, cattiveria gratuita, perché comunque si parla di temi abbastanza particolari. Nel primo caso con Albano e Romina, insomma, ci troviamo di fronte ad una famiglia oggi allargata, ma che comunque ha vissuto poi anche una grave perdita, quella della prima figlia, che è scomparsa, insomma, durante un picnic. E adesso invece ci troviamo di fronte a Mara Venier, che comunque è un'icona della domenica, e insomma queste notizie, queste fake news come vengono definite, sì, hanno un potere enorme, soprattutto perché insomma basta scrivere qualsiasi cosa su un social che diventa poi virale e ha delle ripercussioni. Affrontare insomma questa cosa credo sia stata molto difficile, perché la stessa Mara Venier insomma ha detto di aver ricevuto poi chiamate, messaggi di cordoglio, insomma è una situazione abbastanza particolare e sembra di vivere poi in una realtà totalmente diversa. Certo è che bisogna fare attenzione a tutto ciò che circola sul web e cercare poi anche di non strumentalizzare i social. In primis bisogna sempre verificare, quindi come prima regola del giornalismo, ma anche del lettore, perché sì, ormai si ha la stessa problematica delle fake news anche in ambiti ancor più seri come può essere il coronavirus, notizie di attualità, di cronaca. Quindi davvero bisogna essere molto attenti e dare sempre un uso preciso e non fuorviante degli stessi social, che possono essere appunto un motore molto importante per ricerche, per approfondimenti, ma ovviamente c'è l'altra parte della medaglia e possono essere utilizzati anche in maniera impropria. Sì, accadde anche con il coronavirus all'inizio, insomma, si diceva che gli animali domestici potessero trasmettere il virus, e poi insomma il Ministero della Salute è intervenuto per comunicare che insomma si non era vero. Persino che pulivano poi le zampette, sì, degli animali con veramente qualsiasi metodo, che poi ovviamente aveva anche ripercussioni molto gravi sulla salute degli animali. E questo tema poi si ricollega al noto revenge porn, insomma ci troviamo, certo, comunque di fronte ad un settore, quello del cyberbullismo, che anche nel caso della Venier insomma è stato molto forte e molto duro, e anche generazioni che magari non sono al corrente di queste tecnologie vengono poi travolti da questo vortice, da questo polverone, e devono fare i conti con la realtà. Quindi insomma accade a chiunque, e anche mettere, ne abbiamo parlato, anche mettere la propria vita sui social a volte può essere un errore madornale, soprattutto se si è poi punti di riferimento per determinate persone. È verissimo, Mara Venier vive la sua storia d'amore ormai con un matrimonio molto lungo di quasi 15 anni, è molto felice con il suo compagno, infatti è protagonista, lo possiamo vedere in grafica anche, di
tanti scatti proprio sui social, anche lei tra le regine della televisione italiana, ma soprattutto con questo modo molto leggero poi di fare informazione, televisione, la prima che si diverte. Sì, è una persona che comunque riempie il pomeriggio e sicuramente è stata poi protagonista di numerosi show televisivi. È sicuramente una donna che si è distinta proprio perché, come abbiamo detto all'inizio puntata, è pura, è verace. E questa cosa attira il pubblico e soprattutto poi anche altre persone del mondo dello spettacolo, perché basti pensare che ha amicizie in ogni settore ed è poi anche una cara amica della Queen Maria De Filippi. È vero, è vero. Quindi insomma è una persona buona che non meritava insomma di vivere una situazione del genere, e povero anche il marito che si è trovato insomma poverino, madonna, ma infatti in una situazione particolare. Ricordiamo che poi accadde lo stesso anche a Paolo Villaggio qualche anno fa, che una donna insomma tramite dei tarocchi disse il giorno esatto della sua morte. Quindi insomma vivere con questa costante paura di insomma di quello che ci circonda è già tragico, poi essere vittima di notizie false è ancora peggio. Sì, ma io ricordo infatti da veramente piccolina, neanche adolescente ma ancora più piccola, che puntualmente ogni anno facevano morire Gianluca Grignani. Sì. Lo ricordo proprio in maniera lucida, che puntualmente c'era questa fake news già all'epoca, quando non esistevano praticamente i social, dove girava questa notizia. È successo anche a Morgan Freeman, insomma. Sì, sono Ne sono successe di ogni, però insomma sta poi al protagonista di questa triste vicenda riderci su e fare poi un'intervista o mettere una foto per rassicurare tutti e dire qui va tutto bene. E infatti voi, mi raccomando, diffidate sempre dalle fake news e verificate anche il gossip, anche gli argomenti più leggeri. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E noi ci vediamo domani, perché c'è da commentare Sanremo e tutto ciò che succede. Gossip Mania, domani.